Nella puntata di ieri, 18 aprile 2016, di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci, abbiamo visto un sempre verde Valerio Staffelli consegnare un tapiro d'oro a Francesco Totti, che vi ricordo un'altra volta è stato per così dire al centro dell'attenzione ultimamente per via di una lite, tra virgolette, che sarebbe per così dire subentrata tra lui e il CT, il commissario tecnico Luciano Spalletti. Ebbene, il buon Valerio Staffelli si è recato a Roma proprio da Totti, gli ha consegnato questo tapiro. Totti stava all'interno della sua automobile, intento a guidare, a prendere per così dire via, l'avvio, ed ecco che per l'appunto il buon capitano della Roma ha minimizzato, secondo la mia opinione, tutto in modo completo quello che sarebbe accaduto all'interno dello spogliatoio, quindi quella presunta lite tra lui e Spalletti. Infatti Totti vi ricordo che avrebbe detto: no, tutto a posto, non è successo niente, ci sono andato pure a cena, ci sono andato, insomma avrebbe detto così, avrebbe detto il buon Francesco Totti, che avrebbe fatto capire quindi che non ci sarebbe stato niente, che ci sarebbe stato, tra virgolette, semplicemente uno scambio di battute, uno scambio di idee in modo piuttosto concitato, insomma, non sarebbe successo alcunché, sembrerebbe, secondo il buon Francesco Totti. Beh, comunque il tapiro è stato ovviamente accettato da Totti, che se l'è portato via con sé e poi è ripartito alla volta della sua, appunto, casa per andare a pranzo. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.